e col multiplayer sfido il mondo. Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics. Euronics, questo è il regno della tecnologia. Euronics Gruppo Tufano. Indicazione da te. Perché il prezzo è una cosa. Dai, usciamo si dà animale. Già l'anno vicino, eh. Sì, adesso. Chita. Francesco. Ecco, forza che la pigliamo.
qui non ci sono. Hai triste, sai. Attenzione a chi si crede, non farli avvicinare. Vedere la maglia Amsic. Che malato. Non lascialo perdere, no, non metti un film tranquillo. Ah, ma c'è anche Amsic. Sarri o Sarri? Non vedo più. Ah, eccolo. Vado, poi. Sono andato a una cavalla. È tutto buio. Ma secondo te? Ciao, Scusate, volete sedere lì davanti, per favore? Qui c'è gente che lavora. Scusami, puoi mettere un po' più qua perché sei proprio davanti? Vediamo bene. Pure quello lì. Vabbè, anzi, quello tutto anzi, devo dire. Edoardo? Ah, ecco! Bene. Allora, voi sapete che io ho un amore particolare per Carlo Verdone. Dal 2004 abbiamo cominciato a lavorare insieme. Sono 12 anni di grande collaborazione, di grande armonia. Abbiamo fatto dei film che hanno avuto un grandissimo successo, dal mio miglior nemico a Manuale d'amore 1, 2, 3, Italians e tanti altri. Sotto una buona stella, ottimissimo prodotto con la Cortellesi, e questa volta abbiamo avuto la fortuna di avere un altro grande attore, anche lui attore-autore, Antonio Albanese, con il quale anche in passato avevo lavorato con grande successo. Quindi è stato bellissimo lavorare questa volta con loro due. Non è stata una mucchiata di attori, ne avevamo soltanto due, in un film non a episodi, ma un film a tema unico, dal titolo L'abbiamo fatta grossa. Allora, per spiegarvi come l'abbiamo fatta grossa, io inviterei l'autore, regista, attore Carlo Verdone. Grazie. Grazie di cuore. Grazie Aurelio per le belle parole. Stasera è una serata molto importante per me, per Antonio, ma credo anche per i produttori, perché facciamo vedere per la prima volta il film. Non l'ha visto nessuno, l'hanno visto poche persone, pochi esercenti, pochi addetti ai lavori, quindi stasera il vostro giudizio sincero per noi è oro, quindi stasera si capirà qualcosa. È un film, allora, però mi sembra giusto chiamare, aspetta, prima di parlare, di chiamare l'altro mio partner, un grande attore e un grande amico è diventato durante questo film, Antonio Albanese, grande amico anche nostro.
Grazie, grazie a tutti, è un grande onore, grazie. Ma insomma, questo film ha un qualcosa di differente rispetto agli ultimi che ho fatto. Precedentemente avevo parlato di scontri generazionali, problemi in famiglia, padri separati, quindi era uno sguardo a posto in piedi in paradiso, no? Insomma, c'era quindi dei dic, delle fragilità della realtà che ci circondano, e quindi ho cercato di raccontare nel migliore dei modi, e i film sono andati bene. Però qua ho sentito la necessità di sterzare un attimo e di dare più spazio forse alla fantasia, alla creatività. Quindi ne è venuta fuori quasi una favola, dove però l'accento un po' sulla critica sociale ritorna proprio sul finalissimo del film. Non è che mi discosto troppo dalla realtà, però qua forse l'ho scritto più in libertà, anche sapendo che accanto a me avevo un attore con il quale insomma potevo fare dei bellissimi duetti, anche attraverso travestimenti, perché la storia ce lo consentiva. E quindi è un film molto rocambolesco e molto avventuroso in qualche modo, però con uno stile leggermente diverso. Quindi io mi auguro che questo stile, questo leggerissimo cambiamento, possa essere apprezzato da voi. D'altro canto la mia lunga carriera è andata avanti ogni tanto sempre sterzando un po', perché dare sempre quello stesso film rischia anche un po' di diventare un po' un cliché. Quindi speriamo. Che dici, Antonio? Sì. Ma per me è stato la chiamata di Carlo chiaramente un grande onore, prima di tutto perché l'ho sempre amato, amando la comicità, ho sempre amato il garbo e anche l'intelligenza che in questi 35 anni, 36 anni tu hai sempre adottato e offerto al tuo pubblico. E poi è stata una sorpresa meravigliosa, credetemi, io avevo il bisogno di, dopo i miei assoli, i miei film, comici, non comici, avevo proprio bisogno di confrontarmi e di dividere la scena con un altro attore, in questo caso un grande attore che io ho sempre amato. È arrivata questa grande occasione, lui ha scritto un'idea, questa idea io e lui siamo riusciti a cavalcarla nel migliore dei modi, cioè con la comicità, con il gesto, con la fisicità, e ci contraddistingue. È stata un'esperienza molto bella, molto molto piacevole, come diceva Carlo, mi fa sempre grande onore e piacere, siamo anche diventati amici e abbiamo trattato la comicità, la commedia, che rimane per fortuna un mistero, però rimane sempre un segno di grande libertà e di grande gioia. Io sono orgoglioso da spettatore di aver fatto questo film e felicissimo di averlo fatto come, diciamo, attore insieme a questo bel momento. E quindi io davvero sono anche un po' emozionato, perché è la prima sera, il primo impatto col pubblico, ed è sempre, credetemi, un momento sì piacevole, di grande emozione, ma anche faticoso, perché c'è quell'emozione un po' fisica, faticosa, però bello, siamo contenti e insomma speriamo di rallegrarvi. C'è una cosa particolare, una buona serata, che testimonia proprio il grande affiatamento che c'è stato subito da me e Antonio. Tu, quasi il 95% delle scene che abbiamo montato erano le prime, in genere se ne girano due, tre, quattro qualche volta, ma la prima era sempre la migliore. Perché? Perché c'era quella spontaneità, perché c'era quella, erano dirette, erano vere. Quindi questo, se è capitato già dal primo giorno, vuol dire che io e lui abbiamo raggiunto una grandissima sintonia, sì. E siamo stati in grande sintonia. Quindi, bravi! Cos'era questa canzone napoletana che tu gli chiedevi di cantare? Cioè, mi raccomando, canta una canzone napoletana. Qual era? Ho detto... Qual era? Dici d'angella voi. Mi piace. Grande, scatta così. Mi piace molto. E tanto scatta questa cosa. Oggi verranno fatto, non so, 150.000 domande in 85 interviste. Infatti ho postato una fotografia di me per terra su un tappeto su Facebook, quelli da Lorenzo che mi guardano con distacco. Però vorrei fare stasera io una domanda a una persona, a Mr. Sarri. Carissimo amico. Non lo voglio scomodare, dai. Dai, signor Sarri, che grande condottiero.
Signor Sale, lei di che zona, di che città della Toscana? Innanzitutto, tantissimo piacere. Ah, proprio siamo... Siete vegetariani voi lì. La banda è famosa. Anche le brioche sono con la chianina. Brioche alla chianina. Sare, io vorrei fare una domanda. Ma che male c'ha la Roma, secondo lei? Perché io mi dispiace anche per quello che va combinato ieri. Perché... Che male ha questa squadra? Non lo so, ora è arrivato Luciano, che fra l'altro lui è, bravo, è un amico, però io spero che continuino un po' di male a averlo. Ormai prendiamo più fastidio, non è. Noi dobbiamo, se andiamo avanti così, dobbiamo fare l'Europe League, se ci dice bene. È un'involuzione che non riusciamo a capire e siamo molto tristi, francamente. È strano, dai, perché la squadra è una squadra di valore, è una squadra che ha grandi individualità e stanno attraversando questo momento di difficoltà. Spero per Luciano che lo possa risolvere, ma non del tutto, dai. Grande! Invece le preoccupanze della Juve, da lì si preoccupa la Roma, è incredibile. In questo momento è così, vabbè. Comunque, complimenti per il tuo gioco e all'inglese, mi piace perché è aperto, corri sulle palle, è uno spettacolo. Te di Francesco siete in questo momento i miei preferiti. Grazie. Ti piace pure di Francesco, dove vai? Dove vai? Aspetta! Chi lo sai chiamare? C'è Koulibaly. Cioè, mi piace il nome per questo. Cioè, quando mi hanno detto chi è secondo te il più forte del Napoli, io ho detto Koulibaly, perché mi piace il nome. Poi c'è, se non sbaglio, un signore slovacco, giusto? Perché io, siccome sono stato un seguace di Zeman, veramente molto forte, del grandissimo Zeman, è il capitano, vero? Sì, fatto, giusto, tutto giusto. Ho sempre una paura di dire queste cose. Sì, perché io mi sono, siccome io sto al calcio come Polifemo sta allo strabismo, una cosa del genere. Io mi sono innamorato dell'ironia di Zeman quando, mi ricordo tanti anni fa, una domanda del giornalista che gli diceva come mai avete perso, lui ha risposto perché loro hanno segnato un gol e noi no. E io l'ho trovato meraviglioso per questo. È un grandissimo piacere, grandissimo piacere. Ma chi è che ti dà? C'hai questi capelli? È un architetto. Però una domanda, scusa, poi io non interrompo più perché sapete che... Ma il problema, mi sono sempre chiesto questo: se colpisci la palla di testa, così, o la buchi o va da un'altra parte. No, però non è importante questo. Prendo poche volte con la testa. Evito. Bene, caro Aurelio. Allora, no, adesso però è abituale far venire anche gli altri nostri giocatori qui, quindi Caeron e tutti gli altri che potete venire, visto che siete tutti dei giocatori di grande valore che ci state dando delle grandi ed enormi soddisfazioni. Io credo che sia giusto che si condivida questo momento insieme. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Oh, lo sai che il tuo vecchio presidente mi ha detto, vabbè, meglio che non te lo dico, Fabrizio, ci ho parlato mezz'ora fa prima di venire qua. Allora, che augurio fai a questo film e al Napoli? Un augurio simile da binari paralleli, dai. Che questi sono due ragazzi che hanno qualche anno di successo alle spalle. Quindi l'augurio che posso fare in comune con il Napoli è che i risultati che noi abbiamo fatto negli ultimi mesi e loro due hanno fatto negli ultimi anni continuano ad andare avanti così. Grazie.
Grazie Maurizio. Allora ci lasciamo la foto? La foto di Nico, ragazzi, scusateci. È anche un fatto scaramantico. Grazie, tutti sopra, forza. Grazie, grazie. Vede qua. Oh. Andiamo tutti indietro per cortesia. Grazie, canale 21. Canale 21, si tiri su questa poltrona, scusa, dimmi. Ecco, prego. Grazie, guardate, dritto, per tutti voi. Dobbiamo giocare. Grazie. E poi mi entusiasmo. Anche la parte. Grazie. Abbiamo fatto prima delle altre volte, stiamo migliorando. Grazie a tutti. Ma non cantiamo? Non si canta? E col multiplayer sfido il mondo! Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics! Euronics, questo è il regno della tecnologia! Euronics Gruppo Tufano.